Niente di più semplice. Premi, freccia su ed entra nella sezione dedicata alla cucina. Metti in riproduzione il filmato e buon appetito! Ta-da! Non te lo aspettavi, eh? Ed eccoci qua per la terza parte dedicata alla cucina. Bene, apriamo questa parte così, come? Con loro, con la Conservizi. Ta-da! Come possiamo fare per preparare una buona tartare e consumarla in piena sicurezza? Praticamente bisognerà seguire tutta una serie di passaggi che ci permetteranno di consumare una buona tartare in piena sicurezza. Innanzitutto, quando noi andiamo a comprare il pesce, dobbiamo sempre accertarsi che sia un pesce di buona qualità. Bisogna quindi affidarci a dei rivenditori di fiducia. Dopodiché il passo successivo è quello di immediatamente sottoporre il pesce crudo a dei processi di abbattimento delle temperature. I processi di abbattimento in questo caso saranno un po' diversi rispetto all'ambito di ristorazione, perché noi in ambito domestico non abbiamo a disposizione le attrezzature professionali come ad esempio l'abbattitore. Quindi sarà necessario riporre il pesce crudo in congelatore a piccoli pezzettini per almeno 96 ore. Passate queste ore potrà essere consumato in piena sicurezza. Semplicemente noi dal congelatore lo passeremo al frigorifero e faremo appunto scongelare il nostro pesce crudo da consumare. Perché è importante che noi facciamo questo passaggio? Perché nel pesce è presente un parassita che prende il nome di Anisakis. L'Anisakis è un parassita che già esiste naturalmente nell'ambito marino e che viene anche ingerito da alcune tipologie specifiche di pesci, come ad esempio salmone, sgombri, alici, pesce spada e così via. Quando noi andiamo a consumare l'alimento, l'Anisakis è un parassita che è visibile all'occhio e che ha una grandezza da 1 a 3 cm. Quindi, quando noi lo ingeriamo, i sintomi sono molto simili a coliti o gastriti, con dolori addominali e così via. Quindi mi raccomando, per evitare questi spiacevoli inconvenienti, vi consiglio sempre di mantenere un'adeguata temperatura di congelamento e di mantenere sempre la catena del freddo. Mi raccomando, pesce crudo sì, ma con i consigli che vi ho dato. Grazie alla Conservizi per tutti questi consigli, perché è importante mangiare in sicurezza. Ma adesso io mi trovo in compagnia di, come preannunciato nella prima parte di Ta-da, insieme a Rosetta ed Elisa. Benvenute. Buonasera. Buonasera. Grazie. Del bellissimo ristorante e pizzeria Acone. Poi ci raccontate tutto, eh. Ma prima, cosa ci cucinate di buono? Allora, facciamo un primo delle tagliatelle che si chiamano, noi si chiamano alla Beppa, che sono fatte con funghi, prosciutto, sale, pepe, origano e pomodoro. La diamo meglio questa ricetta? Sì. Ci penso io o ci pensate voi? Ci penso io. Ci pensi tu. Vai, allora, iniziamo con tagliatelle all'uovo, 500 grammi, 2 spicchi d'aglio, 3 cucchiai da minestra di olio evo, 1 cucchiaio da minestra di origano, 100 g di burro, 800 g di funghi champignon, 400 g di prosciutto cotto, 2 fette, 3-4 cucchiai da minestra di doppio concentrato, sale e pepe quanto basta e 1-2 di panna liquida fresca. Quindi direi di iniziare. Oh vai. Ma è vero che siete mamma e figlia? Sì. Titolari e chef del ristorante. Quindi le pensate voi le ricette? Sì. Perché avete portato proprio questa? Perché è un po' più semplice da fare, da riprodurre, perché le altre sono procedure parecchio lunghe, in poco tempo non si sarebbero. E i tempi televisivi comunque sia non ce lo permettono. Allora, quindi, primo step. Bisogna trovarsi te, perché coi quanto mi senti. Un altro. Quindi siamo alle prese con i fornelli. Sì, perché noi... per iniziare, giusto. Burro. Allora, ho visto che hai messo uno spicchio d'aglio, stai tagliando il burro. Perché si chiama Acone il ristorante? Perché siamo nel paese che si chiama Acone, è una frazione di Pontassieve, piccolina, in vetta a mezza montagna. Quindi vi trovate a Pontassieve? Pontassieve, però, è una frazione da sé.
Mi hanno detto che è un ristorante storico. Sì, sono 40 anni. 40 anni? E presentate tutte ricette molto particolari, vero? Sì, abbastanza. Dopo ce ne parlate del menù, perché sono molto 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 curiosa. Ma nel frattempo cosa stai facendo? Stai tagliando? Il prosciutto. Il prosciutto, eh? Ah, proprio così a... Sì. A dadini? Sì. Devono essere così piccoli. Quant'è la tempistica di questo piatto? La tempistica di questo piatto è un'ora, un'ora e mezzo. Quindi vi siete comunque sia portati avanti. Sì, io ve l'ho portato. Ah, ma io infatti mi sbirciavo, ero super curiosa e guardavo. Perché non è possibile in tutto questo poco tempo. Puoi mettere funghi? Ecco, stai cucinando con i guanti perché? Perché... è molto importante cucinare igiene. Anche con igiene. Sì. E per questo chi vi aiuta? Conservizi. La Conservizi! E sono sempre loro che vi aiutano, vi dicono tutto quello che dovete fare, quali sono i passaggi, per qualsiasi domanda che sono sempre reperibili, vero? Sì, questo sì. Ecco, sono pronte le foto, vero? Adesso le mostriamo della vostra cucina, eccola qua, accidenti, è bella, spaziosa e soprattutto bella pulita. Sì. E adesso stai... Sale, pepe. Quanto basta. Un pizzico di pepe. Perché no? Un po' di origano. Ah, ecco, andiamo a parlare del menù. Allora, la penna alla conese è quella che va più di moda da noi. La penna? A conese. Ah. Alla cone, come alla lei. Alla cone. Penna alla cone. Com'è questa penna alla cone? Beh, è un sugo un po' particolare, risaltato sempre una panna, un po' piccante, ma non vi posso dire gli ingredienti perché sono segreti. Segreti, no, non li voglio neanche sapere. Però mi dicono che è molto buono. Sì. Vero? Sì. E poi altri piatti? Poi ci sa. Ora abbiamo parlato di un primo. Poi ci sa della carne alla brace. Per quanto riguarda i secondi? Quei secondi, poi ci sa le pizze. Le pizze, parliamo delle pizze, pizze, perché sono uno dei miei cibi preferiti. In tutte le maniere, con la pasta o napoletana o fine, però... Ah, si può scegliere, quindi? Sì. Quindi più sottile e più alta. Più alta. E si parte... Cioè, la margherita c'è sempre. Quella c'è. Poi uno è a piacere delle persone. Ah, sì, eh? Sì. Ormai abbiamo abituato le persone a far così. Domandona, qual è la vostra pizza preferita, ad esempio? E che consigliate magari ai nostri telespettatori? Basta. La margherita, la classica. Semplice, la semplicità vince, eh? E la tua? La mia, la schiacciatina con il prosciutto e la rucola. La schiacciatina con il prosciutto e la rucola, buona. Fine. Buona, 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 buona. Non mancheranno i dolci. Sì, tutti fatti da me. E quali sono? I classici, tiramisù, panna cotta, poi ci sono i dolci al forno, biscotti in tante le maniere. È una varietà. E non me li volevi dire. Non me li voleva dire. A che punto siamo con la ricetta di oggi? Allora, sicuramente va fatta bollire. Ora le quantità sono ridotte perché comunque... Per tempi televisivi non si possono certo. Fare, quindi adesso dovrà comunque bollire un'ora e mezzo, e quindi insomma la lasciamo andare. Sicuramente va sempre visto che il sugo non si attacchi. Certo, quindi va controllato via. Va controllato, a metà cottura va sentito di sale, se va bene, e niente, è lasciato andare. E si lascia bollire. Ma quindi è pronta? Sì. Lo vogliamo fare il tada? Certo. Uno, aspetta. Due, tre, tada! L'acqua non bolle, però. Ok. prima del fare tada, no, lì c'è l'acqua che bolle. C'è l'acqua che bolle. Carlotta, ma cosa fai? Prenditi, il tada prendi un è nel frigorifero, certo. Va bene, ok. Quindi passata un'ora e mezzo diventa... Ah, che bella! Così. Che bella! E che odore!
Sì. È l'origano questo che dà tanto odore. Allora, tempo di cottura delle tagliatelle? 2 o 3 minuti. Ah, 2 o 3 minuti, cambio. Allora c'è tempo. Se bolle l'acqua. Piano piano la facciamo. Se bolle l'acqua. Sì. Tommaso, aiuto. Bolle l'acqua, aiutaci. Facciamo uguale. La facciamo bollire in qualche modo, in la qualche facciamo, modo. La portiamo a temperatura. Allora però, su, abbiamo parlato un po' poco del vostro menù. Dobbiamo ritornarci sopra. Mi avete parlato di un solo primo, di un solo secondo, però insomma ce ne saranno diversi, ci sarà l'imbarazzo della scelta. C'è il classico ragù, fatto bollire tante ore, e poi c'è un altro sugo che si chiama la montanara. Che è fatto con carne di maiale, funghi, porcini secchi e olive. È un po' piccante, non c'è panna, però è buonissima. Questi sono i piatti che sono sempre lì pronto. non cambiano rispettivamente alle stagioni, no. Però ci sono anche i piatti che poi vengono aggiunti. Si può fare delle piatti con pomodori freschi per l'estate. Magari qualcosa con la zucca in questo periodo delle creme con le castagne. Quello varia. Poi c'è i primi stagionali, ma insomma più o meno il menù nostro rimane sempre lo stesso, con qualche variazione appunto per l'estivo e per l'invernale. Certo. Quali sono i vostri piatti preferiti? Dobbiamo dare dei consigli. Sicuramente le penne alla conese vanno assaggiate, quantomeno. Posso buttare? È un... Penne alla conese. Alla conese, sì. O alla cone. No, alla conese. Alla conese. Marchio registrato, penne alla conese. Addirittura, marchio registrato. Sì. Io e mia sorella abbiamo regalato ai miei genitori, dopo 25 anni di attività, la registrazione del marchio. Siete due sorelle? Io e mia sorella, sì. Sì. E niente, anche perché nasce da... mio babbo che crea dal 1982 il sugo, che poi gentilmente lo ha sempre riproposto poi lei, nel senso il babbo lo inventa e la mamma l'ha sempre fatto. E niente, quindi queste sicuramente sono la nostra specialità, diciamo. Anche la sorella è uno chef? No, sorella c'è in aiuto Valentina. Ci starà seguendo in questo Spero momento. Spero di sì. Ciao Valentina! Però lei vende viaggi. Fa altro nella vita. Vende? Viaggi. Fa sognare. Sì. Fa sognare, ne abbiamo bisogno. Alzo un po'. Quindi alziamo un pochino lì. Basta. E a che punto siamo con cominciano. Quasi. E niente, poi appunto... Il ristorante è bello, vero? È grande. Quanti coperti? Pre-Covid eravamo su un 150. Addirittura, accidenti. Sì. E dopo il Covid? Allora, adesso le restrizioni sono quasi quelle al minimo. Diciamo che... Però ci teniamo a mantenere comunque una linea. E quindi insomma non oltrepassiamo mai 100 coperti. Siete aperti da lunedì? No. Ben sono partita bene. Orario invernale dal giovedì alla domenica. Ah. Orario estivo dal mercoledì alla domenica. Solo a pranzo la domenica e festivi. Mentre gli altri giorni... Va abbassato. Sì, sia sì. A pranzo che a cena. No. Perché non capisco oggi? Forse non mi spiego io. Allora, giovedì, domenica e la domenica anche a pranzo. Ah, ho capito, ora ho capito. Okay. Meglio ripeterle due volte. Va bene. Sì, è meglio. Vero? Mi abbassi questo di uno, ancora. Ok. E nell'orario estivo dal mercoledì alla domenica. Benissimo. E sempre con la domenica a pranzo. Oh. Ma adesso mi dovete dire anche un vostro secondo preferito, dopo le penne... Alla conese. Allora, oltre alla la pizza, diciamo che la carne alla brace... È buona.
che faccio io, che fa lei, che fa lei. Fa quasi tutto lei. fa quasi tutto lei. E in varie feste, in occasioni particolari, facciamo anche l'arrosto girato. Tutto a legna. Abbassa ancora di due. E quindi, insomma, un arrosto che prende l'odore del legno, insomma. Buono, sì. Molto buono. Sì. E di dolci? E di dolci, diciamo che lei la notte non dorme, ma pensa che dal classico tiramisù ha fatto delle variazioni non indifferenti. Le ha fatte a livello di frutti di bosco, poi andiamo sulla stagionalità e quindi facciamo con cachi e amaretti, poi lo facciamo al limoncello estivo, insomma... Sì, mi esercito. Tante variazioni. Poi i piatti penso che andranno accompagnati con i rispettivi vini. Sì, ad esempio. Quella è la scelta non del mancano. Cliente. Noi il si rosso, può dare. Il bianco. Un piatto come questo, ad esempio, con cosa si può accompagnare? Allora, si può accompagnare con un vino giovane, non un novello, però insomma un vino abbastanza giovane, rosso, parliamo del rosso. Sul bianco non azzarderei, okay. E sì, forse un e poi varia dipendentemente dalle esigenze del cliente. Sì. E al riguardo del team, siete un team di quante persone? 8 dipendenti. 8? Compreso noi. Siete un bel gruppo, eh? Sì, siamo un bel gruppo. Tutte donne. Quasi tutte donne. Oh! C'è solo il pizzaiolo che è un uomo. Ci voleva, è un uomo. Però no. I gruppi al femminile sono molto belli, vero? Sì. Sì. Poi sono tanti anni e lavoriamo sempre insieme, quindi insomma il gruppo ormai è abbastanza affiatato. Mettici un po' di panna. Quello è il cappellino con il quale lavori? Sì. E lo avete tutti uguali? Sì, più o meno. E chi li ha decisi quei disegni? Loro. Non ci piaceva la classica divisa. Ma io infatti l'ho notato. E così poi c'è anche il pantalone, uguale, coordinato al cappellino. E il grembiulino invece? Bianco. Sì. Bella comunque questa sorta di divisa, no? Uguale per tutti? Sì. Bene. E tipo il formaggio? Si trova facilmente posto da voi o quanto prima bisogna prenotare? Diciamo che sul sabato e la domenica, anche la settimana prima. Ho capito. Sai, sono tutte quelle cose che bisogna dirle, eh? Sì, dai. Comunque io vi rifaccio i miei complimenti per come state cucinando con igiene, che è molto importante. Lo ripetiamo, Angie. Vi dà una grossa mano la Conservizi. Sì. Sempre. Ci accompagna quasi da tutta... Insomma. Tutto il nostro percorso. Ma siamo pronti a creare questo piatto? E poi cosa succederà? Che come sempre sarà scattata una foto dalla sottoscritta. Che responsabilità ha tutti i giorni. Che sarà pubblicata sui nostri canali. E chi l'assaggia? Io. La sottoscritta. In questo caso sono fortunata. Questo sacrificio. Tutti. Che sacrificio. Dovrà pur farlo qualcuno. E la foto sarà pubblicata sui nostri account ufficiali Instagram di RTV38, su Play38, mi raccomando, è da ricondividere, eh? Va bene. Voi avete i vostri account? No. No? Cioè, sì, siamo social, ma non puntiamo molto su... Su altro? Sì. Non importa, allora, prima foto, ok? Però ecco, su quella foto ritroveranno anche gli ingredienti. Quindi è molto importante andare a dare una sbirciatina e magari, perché no, lasciateci anche un like. Ora, se è risposto un'altra volta il piatto, mi brontolano. Foto fatta! Che bello, bellissimo! Sento tantissimi odori, sapori, wow! Anche questo è un viaggio, a proposito di viaggi. Prendi però anche... Sì. Dove? Il sopra dove c'è anche... certo. Allora, facciamo così. Brava.
perché in tutto questo io mi devo ricordare di essere in televisione e che ci guardano da casa, quindi insomma i bocconi devono essere bocconcini. Piccolini. Piccolini! E i ristoranti non sono piccolini. No. No, vabbè. Buonissimo. Buonissimo. Da quanto è buono è quasi dolce. Si può usare questo termine? Sì, certo. Sì, certo. Da quanto è buono è quasi dolce, hanno detto di sì. Ma adesso fate attenzione e alla fine c'è da dire la parolina magica. Magica. Allora, eccola qua, dicevo infatti. Ristorante pizzeria Acone è un'attività assistita da Conservizi. Potete visitare il sito www.conservizi.com e scegliere uno dei locali del mangiare in sicurezza a voi più vicino. E ricordate, mangiare in sicurezza con Conservizi è una... certezza! Certezza! Io vi ringrazio per essere state con noi, ma in realtà abbiamo altri due minutini da passare insieme. Un ultimo consiglio su uno dei vostri piatti? Un consiglio lo darei sulla strada per venire da noi. Certo. Quando arrivate a Rufina non usate il tom tom, perché vi fa passare da una strada stretta, perché noi siamo su, diciamo, su una collinetta a 500 metri da due strade. Il tom tom giustamente da quella più, la più breve, diciamo, la più breve, che però è la più stretta, e quindi non seguite quella. Hai fatto bene a dire questa cosa. Sì, perché è perché vero. Ci chiamano in molti che non trovano la strada. Perché io vi chiamerei. Scusate, adesso mandatemi un elicottero. Mandate qualcuno, però. No, è vero, sì. Però poi il percorso ne vale la pena, perché si mangia davvero bene. Lo dicono, lo dicono. Lo dicono. Insomma, dopo 40 anni, diciamo. Dopo 40 anni. Si può essere abbastanza certi anche noi, insomma. Più che altro grazie a loro. Elisa, Rosetta, io vi ringrazio per essere state con noi. A voi. Noi ringraziamo invece voi. Grazie mille. E a voi vi do appuntamento a domani, 17:15, puntuali come sempre. E adesso spazio all'informazione con il nostro Sigi della Toscana. Ciao, a domani. Buona serata.